Mister Roseto, partita molto bella, soprattutto nel secondo tempo. Si sono viste di fronte due squadre che avevano gran voglia di riavvicinarsi alla zona playoff, che resta comunque estremamente alla portata di entrambe. Certo, diciamo subito che ci ha un po' spiazzato il primo tempo, sicuramente ci ha spiazzato l'assetto tattico dell'Altamura, non ce l'aspettavamo che si schierasse 3-4-3, abbiamo concesso diverse possibilità di palleggio, non siamo stati bravi nel ripartire, nel sfruttare qualche occasione che abbiamo creato. Secondo tempo, credo che sia stato sotto l'aspetto dell'intensità una vera partita di calcio. Si è stato da difendere, abbiamo lottato, siamo compattati, siamo ripartiti 3-4 volte e potevamo avere anche un epilogo diverso, però credo che poi alla fine il risultato vada bene ad entrambe, che ci permette di comunque continuare a sperare, non a sperare, a lottare per un piazzamento playoff. Ecco, mister, ha perso Petta in avvio e ha proprio ridisegnato il Bitonto, peraltro con una scelta quasi obbligata, avendo pochi centrali di difesa a disposizione, ha ridisegnato la squadra con la linea A4 e Triarico poi è stato un fattore, primo gol peraltro in nero-verde per lui. Contento che l'abbia fatto a me, per me, per tutto il Bitonto, perché comunque è un ragazzo che sin da ieri nelle interviste raccontavo che stava bene, che poteva darci una mano, che doveva darci una mano da qui alla fine, lo ha fatto, è stato strepitoso come sono stati strepitosi tutti. Purtroppo la dea bendata continua ancora a girarci le spalle sotto l'aspetto degli infortuni, non è possibile perdere ogni domenica qualche elemento di caratura molto importante. Domenica affrontiamo una squadra come il Brindisi che lotterà, verrà qui per cercare di far punti, deve continuare a sperare nella salvezza e noi dobbiamo fare i conti con gli uomini che sono rimasti a disposizione, però questo per noi non è un problema perché, come dico sempre, chi indossa la maglia del Bitonto, chi fa parte della rosa del Bitonto è meritevole di giocare sempre in ogni momento. Ecco, quel 4-4-2 molto offensivo che abbiamo visto nella seconda parte può essere un'idea anche dal primo minuto in questo finale di stagione? Sì, sicuramente. Sono stato costretto a cambiare idea di gioco perché volevo due attaccanti che potessero impegnare lì davanti i loro difensori centrali e sfruttare Gianmarco Tedesco, la qualità nell'uno contro uno e la corsa di Vittorio Trearico sugli esterni. Ci è andata bene, ci è andata assolutamente bene perché abbiamo ripreso una partita che si era messa maledettamente male per noi, senza che Gigi Sinforini abbia fatto una parata importante. Quindi bisogna lavorare soprattutto sulla testa, sulla capacità dei ragazzi di sacrificarsi, di adeguarsi a qualsiasi situazione perché l'hanno dimostrato anche oggi. Ripeto, quando uno sa giocare a calcio, gioca in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera e loro lo stanno dimostrando. Mister, ha già anticipato la prossima partita che di fatto è già all'orizzonte. Affronterete una squadra reduce da una recente scossa tecnica, peraltro. Sai, quando uno cambia la guida tecnica cerca di dare sempre qualcosa di più di quello che magari aveva dato fino al momento, qualche domenica prima. Però ripeto, noi abbiamo un obiettivo importante da centrare e qualsiasi squadra che verrà a Bitonto o dove andremo a giocare dovrà capire che dovrà sudare le proverbiali sette camicie se vorrà avere la meglio del Bitonto, come ha fatto oggi l'Altamura, se l'è giocata a viso aperto. Ripeto, gran primo tempo, però secondo tempo credo che non ci sia stata storia. E quindi affronteremo ora partita dopo partita, passo dopo passo, e cercheremo di far nostro quello che è il nostro obiettivo.